Ciao amici YouTube, benvenuti a questo appuntamento. Oggi andremo a fare una stesura settimanale per quanto riguarda l'energia di lui e di lei, anzi l'energia maschile e l'energia femminile. L'ho provata a fare precedentemente, adesso sento la necessità di farvi di lasciare un piccolo messaggio anche per voi durante questa settimana che va proprio dal giorno oggi 10 fino al giorno 19. Andremo a capire quindi quali sono le energie del lui, quindi l'energia maschile, o del lei, l'energia femminile. Ascoltate anche i messaggi del femminile e del maschile, perché molte persone potrebbero risentire di più il messaggio maschile proprio perché in quel momento la sua energia è più un'energia maschile, un'energia appunto yang, e abbiamo qui invece un'energia femminile yin che magari anche molti uomini possono sentire come la propria energia. Ecco perché il messaggio del maschile può rappresentare molte più di voi donne. E il messaggio femminile, viceversa, può rappresentare molto di più quello invece degli uomini. Quindi andremo a fare una lettura collettiva, quindi generale. Ovviamente, se tutte queste energie non dovessero rispecchiare, ascoltate anche magari solo esclusivamente i vostri oroscopi o taroscopi che lascio qui su questo canale. Allora, ho deciso di iniziare anch'io con queste letture perché secondo me sono interessantissime. Sono, me l'avete poi chiesto tantissime perché non le faccio anch'io. Così come le canalizzazioni, mi fa molto piacere che la canalizzazione vi sia piaciuto tantissimo, quindi noi iniziamo subito. Ricordo che per qualsiasi informazione avete la mia pagina web, la mia email qui in basso, potete scrivermi tranquillamente, io vi contatterò. Sì, ci sono i consulti privati, l'agenda è aperta, quindi sono abbastanza libero da questa settimana in poi. Per tutte le persone che mi stanno chiedendo dei live, io tornerò con due live circa a settimana, dovrebbero essere lunedì e il venerdì. Ma siccome io sono un ariete, cambio idea da un momento all'altro, perché così mi è abituato la mia vita, è sempre stata così nella mia vita, insomma, io prendo l'aereo da un momento all'altro così. Vi farò sapere, comunque, questi dovrebbero essere i momenti in cui ci sentiremo. Allora, andiamo a vedere subito l'energia generale per l'energia maschile, quindi lui, anche se voi poteste sentire poi di questa energia come ho spiegato precedentemente. Tieni la mente aperta. Allora, abbiamo un'energia maschile importante, perché solitamente qui dobbiamo cercare di capire realmente che forse le persone che sono intorno a noi possono esprimere anche in maniera diversa ciò che noi in realtà consideriamo forse sbagliata o giusta. In questo momento non bisogna precludere nulla in questa settimana. Le energie vi stanno parlando della necessità di essere liberi nel poter esprimere se stessi e di essere soprattutto liberi di poter capire soprattutto le differenze delle persone intorno a noi. Come si suol dire, il mondo è bello perché è vario, ragazzi. Quindi le energie maschili dovranno cercare di capire che non è sempre come voi pensate, non è sempre come voi dite ed è giusto così, no. Ci sono anche delle sfumature diverse ed è probabilmente in questo momento che dovete cercare di capire e di canalizzare questa energia in maniera diversa. Perché? Perché questo vi permetterà comunque di essere innanzitutto a passo con i tempi e innanzitutto vicini anche alle persone che proprio in questo preciso istante hanno bisogno di voi. Dovete cercare di vivere delle emozioni nuove, dovete cercare di aprire questa mente perché forse la persona che vi piace è completamente diversa. Qualcuno potrebbe pensare dell'energia maschile che forse, non lo so, c'è qualcosa che non va in questo ragazzo, in questa ragazza e quindi non sono proprio pronto a lasciarmi andare. Non vi preoccupate perché probabilmente non è la perfezione, non è la persona che veramente state pensando in questo momento. A tenere la mente aperta può significare proprio in questo preciso istante il fatto che qualcuno trova di bello qualcosa di bello anche nella differenza o in quello che magari non ha mai pensato nella propria vita. Potrebbero esserci magari differenze d'età, ci potrebbe essere magari una persona che è sposata, che è fidanzata, che per voi guai ad entrare in contatto con una persona sposata, eppure questa persona ci saprà fare e vi sta comunque cercando di canalizzare con il proprio desiderio. Potrebbe essere una persona di un colore di pelle diversa, di una religione diversa, quindi vi trovate magari a
vivere delle emozioni che forse non avete mai pensato nella vostra vita. Ecco perché sarà importante per l'energia maschile mantenere la propria mente. Inoltre è possibile che durante questa settimana qualcuno di voi sentirà proprio che c'è nell'aria qualcosa di diverso, no? Forse del vostro amato, la vostra amata, si sta rivelando completamente diverso da come voi pensavate. Ecco perché questa è anche un'altra maschera della persona vicino a voi che dovete mantenere un po' come viva, no? In questo preciso istante. Andiamo a vedere invece l'energia generale dell'energia femminile, matrimonio. Ragazzi, qui dovete essere un po', siete anche pronte, soprattutto l'energia femminile, a vivere delle emozioni molto più serie. Ripeto, le energie femminili possono essere anche vicino agli uomini, quindi perché magari ci sono degli uomini che vogliono qualcosa di molto più serio. Proprio oggi ho avuto una chiamata con uno che sta cercando il sentimento piuttosto che la scappatina. Devo dire che era un bel ragazzo. Quindi mi rendo conto che, insomma, anche ci sono degli uomini che proprio in questo preciso momento, e non soltanto delle donne, vogliono qualcosa di molto più serio. Di fronte abbiamo una persona che in questo preciso momento ha bisogno di includere qualcosa di più nella propria vita, di creare un rapporto, un'energia femminile che ha bisogno di un rapporto stabile, un rapporto che non sia più sfuggente come prima, ma che in qualche modo possa finalmente rivelarsi quello che avete sempre desiderato in questo momento. Ma può essere pure che durante questa settimana moltissimi inizieranno a parlare proprio di matrimonio, addirittura a parlare di qualcosa di importante che sta per avvenire nella propria vita. E perché no? Credo che questa sia una grande occasione proprio per poter iniziare a pensare seriamente di voler convivere, di voler creare qualcosa di importante, di iniziare magari a costruire un rapporto insieme ad una persona. Siamo davanti comunque a delle energie di stabilità, quindi da una parte un'energia femminile che vuole vivere delle emozioni forse un po' più stabili, dall'altra invece c'è qualcuno che deve mantenere la mente aperta, qualcuno che deve anche un po' forse ambientarsi, abituarsi ad un cambiamento. Potrebbe esserci, chissà, forse un piccolo conflitto tra le due energie, ma trovare un compromesso in questo momento sarà necessario. Allora, andiamo a vedere gelosia, la mente aperta, vedete come forse magari c'è qualche un'energia maschile molto gelosa in questo momento, c'è una possessione da parte di un uomo o di una donna in questo preciso istante, che deve fare molta attenzione al fatto che probabilmente questa gelosia sia dovuta ad un legame sentimentale e vi sta portando un po' quasi no, a forse a distruggere questo tipo di rapporto. È importante mantenere questa forse mente aperta che vi stava dicendo questo rapporto, perché evidentemente qui c'è una gelosia. Come vi dicevo, forse è una questione di età, una questione che riguarda una persona un po' più giovane della vostra vita. È probabile che magari la gelosia sia scaturita dal fatto che le energie maschile hanno visto la propria ex compagna o la persona che ama parlare con una persona o la vedranno parlare con una persona più giovane, e questo magari potrebbe scaturire qualcosa di importante. Effettivamente qui abbiamo una donna molto sicura, abbiamo un'energia femminile molto più sicura, molto più avanti rispetto a ciò che vuole. L'energia maschile credo che sia invece in una fase un po' più confusa, è un'energia maschile che non riesce a vivere con tranquillità questo preciso momento, questa settimana. L'energia invece femminile, abbiamo una energia forte perché sa perfettamente quello che vuole, sa perfettamente. Abbiamo l'uomo di casa qui, il re di coppa. Abbiamo le parole e abbiamo il lavoro molto più determinato. Una persona che quando parla, l'energia femminile parlerà chiaro questa settimana e saprà perfettamente quello che vuole senza confondersi, senza vivere delle emozioni diverse da quello che dice, no? Tra l'altro credo che l'energia femminile avrà bisogno più di un uomo. È come se l'energia femminile dirà proprio a questa persona, all'energia maschile: guarda che io non ho bisogno di un uomo come te in questo momento, io non ho bisogno di un uomo che sia con una mente molto più aperta, che sia una persona meno gelosa, che sia una persona che crede ai legami e soprattutto una persona che non sia infantile. Vedete questo giovane di casa, e qua abbiamo l'uomo di casa. La donna, l'energia femminile, vuole un uomo di casa, l'uomo, l'energia maschile invece è un giovane di casa.
Vi rendete conto come energia maschile è come un po' più che sta giocando, è come se non prende la cosa in considerazione seriamente, vive più magari di una realtà riflessa di quello che ha costruito lei, è lei quella che sta mandando avanti, un'energia femminile che sta mandando avanti un rapporto con lavoro, con determinazione. C'è un'energia femminile che ha lottato tanto per questa energia maschile, che sta lottando ancora. Purtroppo sembra quasi che l'energia femminile fa tutto, lavoro, parla, chiara, una multitask della situazione, a differenza di un'energia maschile che purtroppo, sì, indubbiamente farà anche il suo lavoro e tutto, ma non si rende conto di questo rapporto, magari c'è bisogno di più stabilità, ecco, di una mente leggermente più aperta, di una mente forse che comprenda anche l'energia femminile. La gelosia potrebbe essere uno dei problemi chiavi, forse, di questo tipo di rapporto, quindi fare un po' attenzione all'energia maschile che magari durante questa settimana sarà geloso, estremamente possessivo di un legame, di un passato, forse anche di questa energia femminile. L'uomo di casa rappresenta proprio la necessità del raggiungimento di questa energia maschile, quindi attenzione anche all'energia femminile, voi che vi sentite con l'energia femminile, che vi sentite più raffigurati da questa o vi sentite più emozionalmente vicini a questa energia femminile, a non dire a questa energia maschile magari comportati da uomo, anche se mi verrebbe proprio da dire che è il caso di dirlo probabilmente, cioè nel senso mi rendo conto che in realtà questa energia maschile sta giocando un po' con il fuoco, anche perché abbiamo un rapporto particolare, qui abbiamo una donna che fa tutto, una donna che vuole vivere di emozione, purtroppo poi abbiamo invece un'energia maschile che sta in qualche modo vivendo, non so, forse anche un po' troppo in maniera molto infantile, forse si deve rendere conto che qui abbiamo bisogno di un uomo vero sostanzialmente. Ci potrebbe essere questa settimana discussione da parte dell'energia maschile proprio su questioni che riguardano la casa, quindi no, perché in casa bisogna essere così. Ecco, l'energia femminile è molto più aperta, magari nel dire sì, è vero, questo è il modo di vivere, però bisogna essere molto più flessibili, malleabili in questo preciso istante, va bene? Allora, prendiamo tre carte. Abbiamo il 5 di Coppa, vedete questo passato come ritorna l'energia maschile? È un passato che riguarda probabilmente o delle gelosie o un rapporto che si è inclinato nel vostro passato e che evidentemente ancora siete lì a pensare, l'energia maschile non avrà la possibilità di superare o non state vedendo e siete troppo condizionati da quello che è il vostro passato e quindi non vedete delle vie d'uscita per questo vostro passato. Abbiamo l'appeso, ancora una carta di instabilità, forse anche di troppa riflessione, forse una persona che non riesce ad avanzare, a muoversi, a fare il primo passo. Ricordo che qui questa estrema gelosia, non, insomma, fino a un certo punto, nel senso dovete dimostrare molto di più, è il 7 di coppe in questo caso, ed anche il 7 di coppe è una carta emotivamente sola, è una carta che è probabilmente anche molto confusa. Ci sono delle confusioni nell'energia maschile che deve ritrovare in qualche modo perché probabilmente non sa realmente cosa e come poter andare. Perché? Perché credo che l'energia maschile sia entrato in un vortice di confusione dovuto al fatto che anche lui stesso non trova la strada giusta per poter sentirsi soddisfatto nella propria vita, a differenza di un'energia femminile molto più stabile. Abbiamo la carta del lavoro, abbiamo la carta delle parole, dell'uomo di casa, del matrimonio. Vedete come è molto più stabile questa energia femminile, a differenza di un'energia maschile che purtroppo si trova molto spesso a vivere delle confusioni o a cercare di trovare sempre uno scopo nella propria vita. L'appeso significa anche che questa settimana dovete fare dei passi, dovete muovervi in qualche modo, anche se non volete o non riuscite a trovare questa strada, dovete assolutamente evidenziare questo vostro potenziale, questa vostra capacità di fare un passo in avanti perché vi porterà comunque a vivere delle emozioni importanti. Troppa confusione nell'energia maschile e forse vi state anche un po' perdendo. Allora, abbiamo l'energia femminile, abbiamo il mago, avete già subito una carta importante, una carta che comunque evidenza il fare dell'energia femminile, un'energia femminile che avanza nella vita piuttosto che rimanere indietro, è un'energia femminile che
va avanti, un'energia femminile che vuole trovare una realtà vera, ho tutto nelle mani, io posso avanzare anche da sola. E quindi vedo un'energia femminile quasi anche un po' saccente, no? Come dice a questo uomo, a questa energia maschile, guarda che tu in realtà poi te ne pentirai di quello che tu farai, eh? Nel senso tu ti pentirai di questa. Abbiamo il 4 di coppe, no? E questa poca emotività nell'essere coinvolte in questa storia. Mi rendo conto che siete stanche l'energia femminile, no? Voi che non volete più un uomo che sia inutile in questa vita o che non vi dia realmente della stabilità in questa vita, ma avete bisogno di molto di più, ragazzi. Abbiamo la torre, per l'energia femminile, come se veramente siete in una fase in cui quasi vorrete anche distruggere probabilmente tutto quello che vi sta succedendo in questo preciso momento per riformulare attentamente questo tipo di rapporto. La torre è il voler riprendere in qualche modo, ritornare anche un po' a quelle che è l'essenza della nostra vita e quindi eliminare tutto questo che c'è intorno a noi, cioè ricostruire delle strutture nuove. E attenzione alle vostre parole perché siete stanche di parlare energia femminile, voi non avete più voglia di parlare, avete detto già troppo e siccome avete tante cose da fare in questo preciso momento, vi rendete conto che i passi che avete fatto sono stati anche troppi. Vi siete espresse tanti pertanto per questa persona, per questa situazione, avete dato tanto, forse anche quello che voi non avete mai dato in questo preciso momento. E questa settimana sentite proprio il fatto che così non può andare avanti. Da questo momento in poi sentite la necessità proprio di avanzare con un impulso nuovo, con la voglia anche di voler regalare proprio delle emozioni nuove anche a te stesso, energia femminile, no? Quindi sarà importante oggi come oggi, da questa settimana, capire quali sono veramente le intenzioni di una persona per poter dire anche basta. Qui abbiamo confusione, abbiamo gelosia, abbiamo una persona che non vi vuole perdere. Abbiamo un'energia maschile che non vuole perdere l'altra persona, ma purtroppo non sa come agire e non sa come regalare delle emozioni in questo preciso momento. Allora, andiamo a vedere adesso altre tre carte per capire un po' di più. Anzi, facciamo solo due carte. Abbiamo la regina di denaro, perché voi siete troppo abituati, voi avete dato tanto. E abbiamo qui il Muse of Material, questo è bellissimo, proprio questa è la carta della coppia, diciamo, degli innamorati, del 2, scusate, del 2 di coppe, ecco, scusate, il 2 di denaro, ecco, perdonate, queste sono un po' carte un po' particolari. Vedete come lui alla fine sa perfettamente che voi siete la donna della propria vita, no? Voi siete quella donna che in qualche modo c'è sempre, una donna stabile, determinata, un'energia femminile che sa quello che vuole e che è pronta anche a prendere una decisione forte se questa energia maschile non fa dei passi in avanti o non si decide. Purtroppo questa energia maschile non si deciderà questa settimana, non credo che è nelle condizioni giuste per poter decidere. Addirittura l'ultima carta è proprio una carta di instabilità, di cercare di ritrovare questo equilibrio. E attenzione, l'unica cosa che lui, questa energia maschile, ha come equilibrio è questa regina di denaro che siete proprio voi, che siete voi l'energia femminile, se siete voi ovviamente l'energia femminile che state ascoltando. L'unica fonte di certezza che questa energia maschile ha è appunto la stabilità che trova in voi. Del resto vive una vita troppo confusa, vive una vita senza significato e senza sesso, senza senso, scusate. E di conseguenza non riesce in qualche modo a trovare un passo in avanti. Sembra quasi che questa settimana lui riviva un po' quella incertezza della sua adolescenza. Sente proprio il fatto che sta perdendo dei valori, sta perdendo dei pilastri importanti nella sua vita. Ecco perché si aggrappa tanto a voi, eh? Si aggrappa tanto, ma nello stesso tempo non vi regala nulla perché. Ecco, lui è fatto così, è un uomo troppo indeciso, un uomo troppo, troppo, troppo indeciso. Andiamo a vedere altre due carte per l'energia femminile. Allora, abbiamo il 2 di coppa,
di coppe e abbiamo il 5 di denari. Sì, è che voi avete proprio questa necessità di dire basta, proprio. Voi avete, cioè, scusate, inspiration e bastoni, 2 di bastoni e 5 di denari, quindi di materiale. Sapete qual è il problema? Che voi state perdendo veramente del tempo prezioso da questa persona. Sentite proprio il fatto che questo compromesso che volete prendere con questa energia maschile ad un certo punto arriverà ad essere un compromesso quasi inesistente. Cioè avete perso tanto troppo tempo con la persona vicino a voi, avete purtroppo perso anche troppo tempo dietro a questa persona. Addirittura qualcuno sento che perderà dell'energia femminile anche un po' di spirito lavorativo, sento che questa influenza dell'energia maschile sta influenzando anche il vostro lavoro, energia femminile, quindi fate un po' attenzione, perché non avete più quella voglia di andare avanti, non avete più quella voglia di vivere delle emozioni e purtroppo questo può condizionarvi comunque tanto in questo preciso momento. Sono stato attirato dall'oracolo degli sciamani. Non so se la vi riconoscete, Sufi Wisdom Oracle. Sono oracoli della saggezza. Non so perché adesso che l'ho visto, ma prendiamo un attimo l'oracolo della saggezza. Che magari potrebbe nascondersi un significato, potrebbe nascondersi. Vediamo un po' con l'energia maschile. Come cerca di risolvere tutto questo macello che ha in testa? Vediamo un poco se lo risolverà, cosa farà in qualche modo. E trovare una prospettiva di vita. Deve cercare una nuova visione della sua propria vita in questo momento. Credo che questa energia maschile è un po' persa, eh? È un po' persa. Credo che l'energia maschile in questo momento si trova veramente troppo condizionato con situazioni sue personali. È molto probabile che questo sia un momento dove l'energia maschile seriamente non sa più cosa fare. È possibile che abbia perso un lavoro o che comunque stia ritrovando anche un po' una propria serenità. Non so, c'è anche una separazione particolare che potrebbe essere coinvolta con dei bambini. Quindi è probabile che questa persona sta. E questa energia maschile ha veramente un po' perso l'orizzonte e non avendo avuto una mente così tanto aperta nella propria vita o in questo preciso momento, sente che tutto sia un blocco, crede che, sente che quasi tutto perso. L'unica energia femminile che compare siete voi in questo momento, pensando che voi siete dell'energia femminile che state ascoltando, e forse anche il fatto che vuole ricostruire probabilmente quello che tu stai desiderando, energia femminile in questo momento, ma l'energia maschile in questo preciso istante non riesce a capire come poter riprendere in mano tutto questo. Abbiamo delle energie maschili che stanno soffrendo tanto la separazione dell'energia femminile. Abbiamo un'energia maschile che qui sente proprio una mancanza di quella che è l'energia femminile, addirittura un'energia maschile sofferente, gelosa, un'energia maschile che sta pensando solo a quel tipo di legame, solo a quei figli, del perché si è distrutto questo rapporto, un matrimonio, una relazione che andava avanti da tempo, negli anni, che tutti ci hanno creduto, purtroppo è stato, insomma, non c'è stato. Ecco perché qui abbiamo comunque un'energia maschile sofferente al 100%, che non riesce a prendere pace. E quando un'energia maschile è così forte, è confusa, non riesce a prendere pace, diventa anche ossessivo su una determinata situazione. Mentre qui abbiamo un'energia femminile che pensa più al quotidiano, ad andare avanti, a ricostruire una propria vita, a ritrovare un senso in quello che è un rapporto, la voglia anche di ritrovare un rapporto nuovo, di guardare avanti, di vedere altri orizzonti e soprattutto di ritrovare delle emozioni che aveva perduto. Un'energia femminile decisamente alla rivolta, rivoluzionaria, che ha voglia di distruggere completamente il tutto. Però l'energia femminile riceverà un messaggio molto particolare questa settimana, forte, autodistruttivo, che potrebbe mettervi anche in compro, che potrebbe compromettere anche un po' questa grande stabilità che ha. Vediamo un poco la risoluzione un po' di questa energia femminile
femminile in questo momento. Ridisegnare il proprio amore, disegnare il proprio amore significa ridipingere proprio un orizzonte nuovo rispetto a quello che è l'amore che avete vissuto fino adesso. Cioè, qui abbiamo bisogno di rimettere un po' più di armonia nel proprio amore, ricostruire, ritrovare proprio quell'energia nuova che l'amore è stato per voi, no? Sapete che qualche energia femminile sul lavoro potrà vivere delle emozioni molto interessanti, molto importanti. Probabilmente potrebbero esserci delle conoscenze belle che proprio a livello lavorativo, insomma, potrebbe un po' sconvolgere la serenità, la tranquillità di un'energia femminile che in questo momento forse è l'unica cosa che vuole, ma non è, sicuramente non è l'amore, ma in realtà dovete essere anche pronte, energia femminile, a poter vivere queste belle emozioni. Sono convinto che da questa settimana molti delle energie femminili vogliono rivedere e richiedere proprio una serenità d'amore, vogliono un amore nuovo, come sarà, chi sarà questo amore nuovo. Voglio vivere delle emozioni più intense, voglio che quest'amore finalmente possa rappresentare realmente chi sono. Sono molto convinto che l'energia femminile è in una strada di più certezze, o soprattutto più alla ricerca di certezze in questo momento, a differenza di un'energia maschile che invece è completamente perso in questo momento, non sa da che punto iniziare. Ecco, qui potreste essere un uomo, una donna, chiunque, ma mi rendo conto che dovete aprire di più la mente, dovete iniziare anche a capire che forse questo matrimonio è finito, che questa relazione è finita, accettare il fatto che ci sia stata una separazione. E soprattutto, se invece avete già qualcuno vicino a voi, dovete dare un senso anche a questa persona che è vicino a voi, che pretende, che vuole da parte vostra una presenza molto più stabile. Quindi questa sarà anche una cosa importante da non sottovalutare, va bene? Adesso vediamo un po' le parole della persona del vostro cuore, dell'energia maschile o dell'energia femminile. Vediamo un poco le parole dell'energia maschile in questo momento. Il mio atteggiamento è per proteggerti. Poi abbiamo: non volevo farti male, scusa. Qui c'è una persona pentita, un'energia maschile pentita. Risolvere un problema. Vedete che ci sono dei problemi da parte dell'energia maschile, no? E questo atteggiamento che lui ha così forse disordinato, così forse dell'energia maschile lo fa. Anche un po' distante, un po' lontano, beh, perché ha un casino nella propria vita che vuole in qualche modo tenerti lontano e distante. Però attenzione all'energia maschile, perché dall'altra parte l'energia femminile ha veramente intenzione di vivere queste emozioni. Adesso qualcuno mi potrebbe chiedere: ma nelle coppie omosessuali come funziona? Beh, c'è sempre un'energia maschile e un'energia femminile, poi non è detto che voi siete sempre un'energia maschile o un'energia femminile, ci sono dei giorni o dei momenti dell'anno, della vita, dove siete più un'energia femminile e dove siete più un'energia maschile. Vede, qui c'è l'equilibrio perfetto, yin e yang in questo caso, quindi questo sarà molto importante tenerlo in considerazione. Tornando all'energia maschile, qui c'è una persona che vi chiederà, che vi vuole chiedere scusa, e questa settimana sente proprio la necessità di dire: io so che ti sto facendo del male, io so che ti sto allontanando dalla mia vita, io so che ti sto distanziando, ma perché ho tanto, tanto da risolvere. Questa persona qui, questa energia maschile, è un casino assurdo. Il problema è che non sa risolverlo bene, perché è una persona immatura, è una persona che non sa come iniziare o a prendere delle decisioni, diciamo, forti, serie. Cioè, una persona che purtroppo vive un po' così, nell'inerzia, cioè non ha proprio quella grande capacità di trovare o di essere determinato in questo momento. Ecco perché dicono: apri la tua mente, cerca di trovare una decisione forte e determinata, perché altrimenti questa tua immaturità ti porterà comunque a trovare sempre e soltanto delle situazioni molto difficile. Qualcuno mi dirà: Astro, lo fai facile, sai, io ho una famiglia, ho dei figli, non voglio perdere i figli, ed è questo un po' il grande problema. Avete il giovane di casa, sono i figli che sostanzialmente voi non volete perdere e che volete che quasi costruisca sempre in maniera molto più forte e determinata questo vostro tipo di rapporto, e soprattutto amate
questa persona che comunque resta sempre la donna nella vostra vita. C'è addirittura qualcuno che deve andare via di casa, che si vuole separare, ma nello stesso tempo non riesce a fare questa separazione proprio perché si trova sempre troppo coinvolto, troppo convinta che questa sia realmente la sua realtà, la sua donna. Qui però abbiamo un'energia femminile che nelle parole purtroppo non sta aiutando tanto a livello comunicativo. Sento un'energia femminile che punzecchia mandando dei messaggi perché vuole capire, perché vuole in qualche modo anche che questa persona reagisce, questa energia maschile reagisce. Però è vero che non sarà molto facile, non sarà assolutamente facile che questa persona reagisca perché è molto coinvolto. Allora andiamo a vedere le parole dell'energia femminile, non so come dirtelo, ma ci tengo a te. Aspetta, mischiamo un po' di più, vediamo quali sono le vostre parole in questo momento. Ci siamo conosciuti in un'altra vita, è inevitabile che ci tenete, l'energia femminile. Ui, mi è caduta la carta. Così tanto importante deve essere questo messaggio. Sei sempre nei miei pensieri, evidentemente sì. Evidentemente sì, è molto importante questo messaggio da parte di questa energia femminile che veramente dice io ti penso seriamente, io voglio che magari che tra di noi possa comunque rinascere nuovamente questo rapporto, sei la persona che sei destinata in qualche modo a me, ma qui bisogna trovare una risoluzione e mi raccomando, cerchiamo sempre di ricostruire in maniera insomma positiva questo tipo di rapporto, siamo delle persone mature, siamo delle persone che dovete che siete all'altezza comunque di trovare delle decisioni importanti, mi raccomando non fate soffrire i figli, eh? Questa è una cosa che vi dico perché sono molto presenti le figure dei figli, quindi è molto importante trovare una soluzione, tra l'altro l'energia femminile trova sempre una soluzione, c'è il mago, quindi è molto probabile che voi siete questa settimana a trovare delle soluzioni o a dare delle soluzioni a questa persona, a questa energia maschile che anche voi energia maschile vi sento molto confusi, ascoltate di più questa energia femminile perché secondo me potrebbe darvi veramente delle grandi indicazioni, va bene? Allora, credo che questa energia collettiva così mi piace, non so a voi se vi sia piaciuto questo video, io vi dico sempre di lasciare un mi piace al video perché questo ci fa veramente un grande favore a noi che lavoriamo sulle pagine web. E un vostro commento, scrivetemi cosa ne pensate di questo tipo di video e se volete che continui a farne in questo modo. Grazie, noi ci sentiamo alla prossima, un abbraccio a tutti, ciao!